bella relazione significativa, perché nel lavoro si deve parlare anche di etica, no? Di comportamenti che inevitabilmente nel bene e nel male vanno anche ad influire sulla qualità del lavoro. Ma il punto di domanda, esiste ancora un'etica con le maiuscole, nel modo di dire, c'è il rispetto? Grazie per aver detto che farò un bel intervento, non so cosa verrà fuori. Certo che esiste un'etica dei comportamenti e un'etica nel mondo del lavoro, non esiste da sempre, cioè noi abbiamo sempre portato avanti un principio che quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare nel rispetto delle regole di legge. E lo dobbiamo fare eticamente, perché c'è anche qualcosa che va addirittura oltre la legge, che è il rispetto delle persone. Purtroppo devo dire che alla domanda finale, c'è ancora l'etica nel mondo del lavoro, devo dirti non dappertutto. Noi siamo all'interno di un principio di globalizzazione all'interno del quale riceviamo beni e servizi che spesso provengono da parti del mondo che qualcuno definisce civili e che non hanno nessuna attinenza con l'etica dei comportamenti, né del rispetto delle persone né dell'ambiente. Noi dobbiamo avere il coraggio di rimarcare che ci sono dei principi fondanti che sono alla base del nostro percorso di vita, al di là che si faccia business o si faccia altro. E non credo che ci sia nessuna ricchezza al mondo che possa prevalere rispetto della salute dei dipendenti, il rispetto del valore della vita. È etico tutto quello che si fa quando le aziende, le imprese, il sistema che produce ricchezza lo fa all'interno di una logica di comunità, è un percorso che si fa insieme, non ci sono figli e figliastri sostanzialmente. Questo è un problema che sta caratterizzando in maniera determinante e anche molto pesante la storia della civiltà contemporanea ed è quello sul quale noi dovremmo prendere grandi posizioni. In questo scenario di globalizzazione che più delle volte parla dei bitcoin e non del valore che va riconosciuto alle persone. Quindi il connubio lavoro e rispetto della dignità delle persone, possiamo dire che questo è molto importante. Non c'è faceva riferimento all'etica intesa come dignità anche, no? Non esiste lavoro senza il rispetto della dignità delle persone, non esiste business, non esiste niente. Le persone sono al centro del mondo. Se qualcuno ha dimenticato questo principio, probabilmente ha preso una strada che ha molto poco di etico. Prima vengono le persone, poi vengono i business. Posso dire, lei sarà d'accordo sicuramente, sotto il profilo del valore dell'interlocuzione, no? Anche di una verifica e controllo della prefettura che sia rispettata l'etica, il rispetto delle persone nel mondo della morte. È importante il valore dell'etica, se esiste ancora nella maniera più complessa, in maniera più generale. Beh, la prefettura non è che abbia delle competenze giuridiche, tecniche, specifiche sul tema etico. La prefettura ha l'obbligo di dare l'esempio, intanto, di essere un punto di riferimento per l'integrità dei valori che rappresenta, nel senso più alto, intanto è l'espressione degli organi costituzionali sul territorio, non solo del governo. E quindi già questo conferisce alla figura del prefetto e alla prefettura in senso più ampio una responsabilità molto, molto forte. È chiaro che poi dopo l'etica si declina in tanti modi, si declina attraverso un rispetto delle regole in senso lato, ma si declina anche attraverso dei richiami che il prefetto non quotidianamente fa, ma ogni tanto nelle occasioni più importanti. Di recente, per esempio, il 4 novembre, la festa dell'Unità d'Italia, è stata una di quelle nelle quali mi sono sentito di lasciare dei messaggi che vanno nella direzione di un senso etico dei cittadini che deve essere rafforzato. Brindisi è una terra nella quale l'etica qualche anno addietro, insomma qualche decennio addietro, è stata un po' lasciata da parte. Oggi è un momento nuovo, un momento in cui diciamo, il paese intero sembra volere protendere verso un riscatto sociale, un riscatto anche in Europa, e credo che in questo la Puglia e la provincia di Brindisi debba fare la sua parte, debba essere diciamo, al pari con altri territori che su questo si ritengono più avanti di noi, ma non lo sono, perché io credo che i valori che stanno nel cuore di ciascuno dei cittadini brindisini che io ho avuto modo di toccare con mano sono valori profondi, sono valori di giustizia, sono valori di bontà, sono valori di generosità, sono valori
del lavoro. Oggi siamo qui al convegno dei maestri del lavoro, il lavoro è uno di quegli elementi che nobilita l'uomo, non perché lo abbia detto qualcuno prima di me, ma perché credo che veramente l'uomo si realizzi attraverso il lavoro. E quindi questi valori etici profondi noi li ritroviamo quotidianamente nel fare di ciascuno di noi, e il ruolo del prefetto, e chiudo, è quello proprio di fare in qualche modo da collante, fare da cerniera, in modo tale che non si perda mai il filo. Sono due temi strettamente collegati tra di loro, ma è importante valorizzare il ruolo in queste iniziative dei maestri del lavoro. Non è la prima volta che fanno iniziative coinvolgendo tutti gli organi proposti, la comunità ben vicina, perché parliamo di temi che devono essere anche approfonditi e non sottovalutati. Certo. Allora, diciamo subito che il Consolato di Brindisi fa parte di una organizzazione alla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. Il Consolato di Brindisi, in piena autonomia, svolge le sue attività attraverso i cosiddetti maestri del lavoro. I maestri del lavoro sono coloro che sono premiati ogni anno il 1 maggio dal Presidente della Repubblica con un brevetto, è chiamata poi la stella al merito per quanto riguarda i maestri del lavoro. I maestri del lavoro devono essere soprattutto persone dirigenti di grande dignità, di grande onestà e di professionalità. Noi nell'ambito dei maestri del lavoro abbiamo una cassaforte di ricchezza di esperienze e di valori che deve essere messa a disposizione della società. Il Consolato di Brindisi, proprio per questo, fa attività di prevenzione nelle scuole e nel sociale attraverso dei progetti che vengono fatti da noi. Faccio un esempio sul tema dell'alcoldipendenza, sul tema delle sostanze psicotrope, sui rifiuti, sul tabagismo, sulla ludopatia, sull'amianto. Sono tutti temi che noi ci teniamo a portare all'interno delle scuole, dalle scuole medie alle scuole superiori, per sensibilizzare i ragazzi, tenendo conto di una cosa. Io come avvocato penalista, quindi, conosco anche molto la materia dal punto di vista ambientale e mi ho sensibilizzato che il decreto legislativo 106 del 2009, che ha novellato il decreto legislativo 81 del 2008, ha messo in condizione le aziende di poter fare delle visite preventive per i giovani diplomati che devono entrare nel mondo del lavoro, se loro li chiamano. Quindi queste aziende, in modo preventivo, possono fare dei test sia di natura alcolemica che psicotropa sui giovani. Ecco perché noi andiamo nelle scuole a sensibilizzare i giovani che devono essere attenti a questo tipo di assuefazione, a questo tipo di dipendenza. Noi, proprio maestri del lavoro, ci teniamo fortemente ad aiutare i giovani a non incappare in questo tipo di dipendenza. Sociale è il titolo di questa iniziativa, di questo convegno. Lei farà tra poco la relazione strettamente correlata all'importanza etica del lavoro sociale. Alla fine sono due temi paralleli, no? Due contesti che danno di parità. Certo, innanzitutto mi onora partecipare a questa che è la festa dei maestri del lavoro, che rappresentano un'eccellenza del nostro territorio e che oggi ha deciso di festeggiare i nuovi maestri del lavoro del 2018 affrontando questa tematica, perché vogliono significare l'importanza del lavoro e dell'impegno di ciascuno nella ricerca anche dell'eccellenza dell'impegno quotidiano e anche nel mondo del sociale, perché è importante recuperare questa dimensione di porsi al di sopra della media, di rappresentare appunto un modello di riferimento anche nel mondo del sociale, perché anche il lavoro possa rappresentare non solo una risorsa di sostentamento ma anche un modello di vita e un riferimento per tutti noi.
il rispetto delle persone è importante nel lavoro, nel sociale, e questo credo che sia il tema centrale. Assolutamente sì, infatti i maestri del lavoro dimostrano che il rispetto della persona, il porre la persona al centro della dimensione del mondo del lavoro, comporta anche un significato importante anche nella dimensione sociale, perché la persona diventa il punto di riferimento, il paradigma di tutto il mondo dello sviluppo e anche dell'economia, cosa oggi molto dimenticata. Esattamente quella l'area a cui un'amministrazione comunale deve porre la massima attenzione. Sì, no, l'etica della responsabilità è un messaggio importante, ci si assume delle responsabilità e queste responsabilità partono dal metodo con cui vengono essere messe a frutto, quindi avere la consapevolezza che nelle proprie azioni si incide nella vita della comunità, delle altre persone, è un messaggio importante. E qui siamo in presenza dei maestri del lavoro, cioè persone che hanno, diciamo, onorato con la loro opera, la loro professionalità e soprattutto anche con l'etica con la quale hanno svolto il lavoro, un'intera comunità. Quindi mi sembra una giornata importante con la quale riflettere su questi temi che sono fondativi di una comunità. Il rispetto alle persone e la dignità sono due elementi importanti. Sì, no, assolutamente, ripeto. E nel lavoro si estrinseca ovviamente tutta la passione, tutte le professionalità, però questo lavoro si riverbera ovviamente sugli altri e nell'accrescere le proprie capacità, le proprie competenze, questo genera anche un miglioramento per la città, per il territorio. Questo sono concetti ovviamente molto importanti.